One I wish I'd never played. Oh, oh, I'd miss. Fiori, biglietti e candele, ultimo tributo dei fan a Amy Winehouse di fronte alla sua residenza londinese. Love is a losing game. Non è più tra noi ed è molto, molto difficile da accettare. Dicevano tutti che era una sbandata, invece era un artista. Dotata di una voce e di un talento unici, Amy Winehouse soffriva di gravi problemi di alcol, droga, depressione e disordini alimentari. Il suo naufragio è stato amplificato dall'occhio spietato dei tabloid che hanno trasformato un artista d'eccezione in un fenomeno da baraccone. Una carriera finita con i fischi in un concerto a Belgrado in cui non si reggeva in piedi, biascicava canzoni irriconoscibili, schiacciata dalla pressione di un tour che non aveva la forza di affrontare. La sua famiglia aveva provato ad aiutarla, suo padre Mitch è stato sempre a suo fianco. Anche la casa discografica l'ha sostenuta, ha pagato la clinica per la riabilitazione, le incisioni nel periodo trascorso ai Caraibi, nella speranza che riuscisse a riprendersi. Gli ultimi 5 anni hanno segnato il suo declino fisico e mentale, tra progetti rinviati, aspettative deluse e dolorose vicende personali. Già nel 2009 la sua famiglia si diceva incapace di aiutarla. Il bisogno di salvarla è enorme, vorrei solo che stesse bene, farei di tutto per riuscirci. Fai questo, fai quest'altro, guarda che stai uccidendo me e tua madre, tutto inutile. Saranno le sue canzoni a consegnare Amy Winehouse alla storia della musica leggera, quelle che ha scritto, composto, arrangiato e presentato con gusto e bravura, fin tanto che è stata abbastanza lucida per farlo.